Questa è la strategia che adotteremo domani. Voi avete qualche domanda da farmi? Francesco, c'è una cosa che fino ad ora non sono riuscita a capire. Sì, appunto, c'è qualcosa che neanche noi siamo riusciti a capire. Come mai Jim possiede una macchina uguale alla numero uno? Vogliamo saperlo subito, Francesco. E va bene, quella macchina è un prototipo della numero uno che ho costruito io. Lo immaginavo. Quell'auto ha lo stesso telaio in grafite di carbonio e il cambio è in teflon. L'albero è fatto in titanio, proprio come la numero uno. Vedete, in effetti quelle due macchine sono perfettamente identiche. Ma come ha fatto Jean ad avere quella macchina? Mio fratello formò una squadra di mini 4VD prima di formare quella dei nobili guerrieri. E Jean era il capo della squadra. Quella squadra rappresentò un vero fallimento. Jean voleva diventare un superuomo e voleva essere l'unico a saper guidare le mini 4VD. Ma queste non erano esattamente le mie finalità. Un giorno io diventerò un superuomo. Tutti mi adoreranno perché sarò l'unica persona al mondo che sa guidare una mini 4VD. Non ha senso che quelle macchine vengano guidate dalla gente comune. Io solo saprò migliorarne le prestazioni. Così, dato il disaccordo, Gina andò via e la squadra si divise. Ma purtroppo gli avevo già dato il prototipo della numero uno. Ma perché costruisti due macchine uguali? Beh, vedete ragazzi, la numero uno di Alan non avrebbe dovuto essere uguale all'altra. O almeno era ciò che pensavo. La volevo migliore del prototipo, ma presto mi resi conto che la numero uno era il mio limite. Non potevo andare oltre. Era il meglio che potessi progettare. Il mio sogno non si realizzò. Il tuo sogno, hai detto? Molto tempo fa, qualcuno costruì un'auto. Non aveva un nome, ma se volete possiamo chiamarla Ultima Serie Numero Zero Horizon. Ultima Serie Numero Zero Horizon? L'Horizon è il modello originale da cui sono nate tutte le auto dei nobili guerrieri, compresa la numero uno. Io volevo realizzare quella stessa macchina, se non addirittura migliore. Per velocità e tenuta di strada, l'Horizon è una macchina davvero perfetta. Ma purtroppo, devo ammettere che non sono stato abbastanza abile nel mio lavoro. Ma Francesco, nessuno sa chi è stato a costruire quella macchina. Quell'uomo è un grande corridore e progettista di auto di Formula 1. Fu lui a consigliarmi di progettare le mini 4VD. Ma è mio padre! Certo, la macchina che stava realizzando è proprio la Horizon. Alan! Eh? Le capacità della numero uno e del prototipo della numero uno sono identiche. Quindi la gara dipende solo dalla vostra abilità. Comunque, riparleremo di questo quando arriveremo in finale. Per ora, dobbiamo soltanto pensare alle semifinali di domani. Il prototipo della numero uno in mano a Jean. Signore e signori, siamo giunti alle semifinali delle eliminatorie provinciali per il campionato nazionale delle mini 4VD. Ecco i campagnoli! E da molto lontano i Jet Team! Entrano in questo momento i famigerati guerrieri neri! Ed ecco i nobili guerrieri! Questi i concorrenti che si batteranno nelle semifinali! Vai, Alan, vai! Fai vedere chi sei! Dai, Alan! Bene, signore e signori, ed ora vi illustrerò come avverrà lo scontro! La prima gara si svolgerà tra i Jet Team e i guerrieri neri, mentre la seconda tra i nobili guerrieri e i campagnoli! E allora, che cosa sono i campagnoli? È molto semplice, è una squadra di giovani che vengono dalla campagna. Però vi consiglio di non sottovalutarci. Guardatela! Che cos'è? Questo è il terminale di un vero e proprio supercomputer. Un supercomputer? Proprio così, oggi non si fa più niente senza il computer. Si usa tranquillamente persino in agricoltura. Vedete, i dati inseriti in questo terminale giungono in pochi istanti al computer in sede. Infatti un microcircuito invia le onde radio attraverso un'antenna parabolica che è in contatto con il nostro computer per mezzo di un satellite fisso, l'astro numero 3, che si trova a 48.000 km di altezza in cielo.
Inoltre, tutte le nostre tattiche vengono decise ed elaborate dal nostro supercomputer. E non soltanto questo. Oggi possiamo finalmente affermare che l'epoca in cui ci si basava sull'intuizione umana è finita. Questo vuol dire che studierete la nostra macchina per migliorare la vostra. Io non credo che ciò sia molto giusto. Usare un supercomputer. Ma lui... Cosa c'è? Auguri di buona fortuna, nobili guerrieri. Anche a voi. A me sembrano dei tipi molto strani. Non mi fanno paura, a me importa solo di Jim. Finalmente riuscirò a vedere come funziona il prototipo della numero uno. Bene, signore e signori, e ora vi illustrerò il percorso delle due gare. Si preparino i percorsi. Spettatori, le squadre concorreranno contemporaneamente su due percorsi identici. Assisteremo ad una vera e propria corsa campestre divisa in diverse sezioni. È permesso revisionare le macchine ad ogni cambio di sezione, se ce n'è bisogno. Questo è il punto di partenza ed è qui che i concorrenti potranno sostituire gli eventuali pezzi danneggiati della macchina. Naturalmente potranno anche farne a meno, è soltanto una questione di tattiche. Yuhu! I concorrenti si mettono in posizione di partenza. Oh no, non devi fare così. Alan, ti devi concentrare sul tuo avversario e non pensare a Jim. Le quattro auto sono partite in contemporanea. Dunque l'auto dei nobili guerrieri monta pneumatici larghi, però non ha il parafango per mantenere la posizione. Quindi il coefficiente d'attrito dei paraurti deve essere enorme, perciò non reggerà per tutto il circuito. Ora capisco, la punta dei paraurti è arrotondata come quella di una penna a sfera e sembra un rullo compressore. Nella prima sezione c'è una salita lunghissima. La miglior cosa è inserire una marcia potente. Ragazzi, sto prendendo la numero uno per cambiargli la marcia. Noi non abbiamo bisogno di cambiare la marcia. Il computer dice che se la macchina procede a una velocità sostenuta, può salire tranquillamente. Visto? Il computer ha ragione. Vai, forza! I nobili guerrieri fanno di tutto per raggiungere i campagnoli che non hanno fatto cambi. Alan, mi sa che stavolta siamo nei guai. Li abbiamo sottovalutati. Ah, avete visto là? Guardate là! Guardate i guerrieri neri! Jim riesce a risistemare l'auto da solo! Qualunque cosa faccia è veloce, velocissimo! Non posso credere che riesca a correre così veloce! È un superuomo, no? Sì, e lo sta dimostrando! Forse la loro tattica è proprio questa! Non ha bisogno dell'aiuto della sua squadra, per ora! È incredibile! Da solo Jim può far vincere la squadra! Siamo rimasti tutti quanti sconvolti nel vedere il comportamento superumano di Ginny in questa corsa. È incredibile, davvero incredibile. Non pensavo fosse davvero così bravo. Riesce a sistemare l'auto in 2 secondi e corre con tutte le sue forze. Ma soprattutto sfrutta al massimo la macchina. Ah, è un vero superuomo. Anzi, è un demonio. È un demonio malefico, un demonio senza pietà. Non ha proprio pietà per nessuno. Oh, si sono incantati a guardare Jim. Sveglia, ragazzi! Dovete concentrarvi sulla vostra gara! Avanti, Ciccio Sprint! Corri alla prossima postazione, vai! Sì! Signor Francesco. Oh, ma lei... Lei è il signor Poe.
Esatto, come va? Oh, bene, grazie. Sono felice di rivederla, ma non sapevo che fosse in città. Come mai è qui oggi? Davvero non capisci perché oggi sono qui? Per vedere realizzato il mio sogno, proprio come tu speravi del tuo. Oh, capisco. Lei ha continuato ad allenare Jin fino ad oggi. Vedo che hai compreso. Io sono il manager dei guerrieri neri. Ecco perché mi sembrava di conoscere quella tattica. Onda segreta! Colpisci! Chi sono? Adesso mi ricordo tutto! Sono Ted! Ehi, ma cosa stavo facendo? Ehi, Jin, ti ringrazio. La tecnica di Jin è un metodo di concentrazione cinese. Anche il suo potere sovrumano deriva da quel metodo. E se lo conosce, è grazie a Pooh. È molto strano, lo sai. Eh? Credo di aver visto quegli occhi da qualche parte. Quelli del ragazzo con la piuma tra i capelli. E penso sia stato molto tempo fa. Bene, ora devo proprio andarmene. Ma ci vediamo alle finali, ragazzo. Hanno già raggiunto il traguardo, anche se il percorso è uguale al nostro. Deve aver volato. Sei davvero grande, Jin. Allora, Alan, vuoi svegliarti, sì o no? Oh? La macchina arriva, devi sistemarla. Oh, oh, oh. Oh no! Oh. Torna indietro! Guardate, i nobili guerrieri non sono riusciti a riparare l'auto! Affronteranno la prossima sezione con l'auto non revisionata! Ok, la prossima sezione è una corsa a spirale. Avanti, supercomputer! Comunicami che cosa dobbiamo fare. Avanti, sbrighiamoci al lavoro! Bene, dobbiamo cambiare il coprimozzo e mettere una marcia più potente. Avanti, avanti, cambiate al più presto le marce. Risistemate bene l'auto. Il computer non può sbagliare. Fate quello che vi ho detto. Oh no, le ruote stanno toccando il bordo, così si consumeranno tutte. I campagnoli, che hanno appena risistemato l'auto cambiando coprimozzi e marcia, hanno raggiunto i nobili guerrieri e li stanno superando. Ah, accidenti, le gomme così larghe non vanno bene su questo percorso a spirale. È troppo stretto e l'auto rischia di uscire di strada. Ragazzi, abbiamo praticamente già vinto! Dai, forza, devi andare più veloce! Altro che G, non siamo neppure capaci di sconfiggere i campagnoli! Che umiliazione, Alan! Eppure la tua macchina è praticamente uguale alla mia, non è vero? Che cosa vuoi, Jin? Voglio battermi con te alle finali, quindi alzati se sei un degno discendente dell'Horizon. Ma che dice? Così anche lui sa dell'Horizon, non posso crederci. Ma come fa? Jin,
Jean, ma come fai a sapere dell'Horizon? La nostra squadra vuol diventare degna dell'Horizon e anche di tutti i suoi discendenti. Avanti, Alan. Fai vedere che sei un degno discendente dell'ideatore dell'Horizon. Un degno discendente? Giusto. Io sono il figlio dell'ideatore di quella macchina. Tu non riuscirai a battermi, Jean! Ti farò vedere che siamo soltanto noi i degni discendenti dell'Horizon! Alan, ma dove vai? Alan, che diavolo ha intenzione di fare? Devo rimediare da sola alla mia distrazione. Jean, guarda di che cosa sono capace! Ah! Si è buttato! Piuma volante! Ha tirato la piuma sulla numero uno! Ce l'ho fatta! Attento, Alan! Accidenti, ma che cosa ha fatto il ragazzo con quella piuma? Ma certo, la piuma fa resistenza all'aria impedendo all'auto di uscire di strada. Sei davvero fenomenale, Alan. I nobili guerrieri hanno rimontato e si dirigono verso il traguardo. Oh. Centimetri dal traguardo, vincendo così la gara! Bravo, hai i nervi d'acciaio. No, abbiamo perso! Molto bene. Evviva, abbiamo vinto! Per poco non perdavamo! Ce l'abbiamo fatta! Alan, non rilassiamoci adesso! Evviva! Sì, lo so benissimo. La sfida peggiore ci aspetta alle finali. Attento, Jim. La numero uno e il prototipo della numero uno si scontreranno presto. E allora vedremo qual è la vera numero uno.